1943, 27 dicembre. Dice l'Apostolo Giovanni al piccolo Giovanni: dopo il maestro e la madre parlo io pure per darti un insegnamento spirituale. Per essere dei prediletti occorre fare ciò che io ho fatto per ispirazione dello Spirito Santo. Fedeltà assoluta che tutto accoglie senza esitazione e senza discussione. Purezza di spirito, di mente, di carne, carità eroica. Talora Dio ci sottopone a prove che altro non sono che saggi dell'oro dell'anima. Siamo destinati a questa dimora che io posseggo presso il mio Dio. Ma qui non entra chi nella sua anima porta un anche minimo amalgama di impurità. Le prove sono quelle che ci spogliano da quanto è in noi di impuro e fanno del nostro spirito un quarzo senza scorie. La fedeltà ci porta a superare le prove senza che esse incrinino la nostra fede e il nostro amore. Io ho creduto nel Maestro sempre. Ho accettato da Lui tutto sempre. Ho voluto ciò che Egli voleva da me prontamente. Ho annullato la mia volontà e la mia ragione umana, che ho arse come vittime su un altare perché io fossi ostia degna del Cristo. Tutto ho chiesto al Maestro mio, non ho voluto di mio nulla. Ho chiesto un nuovo cuore, un nuovo pensiero, un nuovo carattere, che fosse suo come il suo e tutto a servizio suo. La mia purezza naturale l'ho resa più candida del giglio angelico, tuffandolo nell'amore per il Maestro mio. Non pesa l'essere angeli quando le nostre ali si riposano sul cuore di Cristo. E il divenire serafini a cui l'amore non ha più segreti è naturale conseguenza di coloro che disposano sé all'amore incarnato. Occorre contrarre queste spirituali nozze, né mai conoscere orrore di mistico adulterio. La carità è la salvezza nostra, poiché ci santifica, trascinandoci nei suoi sublimi vortici, ci perdona di quanto la carne in noi, contro il volere di noi, commette, poiché ha ribelle peso che anela al basso, mentre lo spirito, già attratto all'alto, anela e sale nelle adorazioni di Dio. La mia parola a te, discepola, è la stessa di quella che dicevo ai discepoli di un tempo. Ama. Dall'amore viene luce, viene vita, viene speranza, viene fede, viene costanza, fortezza, giustizia, tutto viene dall'amore. Chi possiede l'amore possiede lo Spirito di Dio, e chi possiede lo Spirito ha in sé le sette fonti che annullano i sette peccati che impediscono la vita in Dio. Nelle tenebre che imperano, porta in te accesa la luce del mondo. Per lei otterrai il possesso al cielo. La pace di Cristo sia sempre con te. Quando ci sono dei passi molto molto belli è sempre per me un po' difficile, anche un po' imbarazzante doverli commentare, perché in parte si commentano da soli, quindi si può avere l'impressione che parola umana, come dire, anziché andarli ad arricchire, magari li vada anche a chissà
impoverire. E poi sono cose talmente profonde, talmente belle, che qui ci prenderemo una decina di minuti massimo di commento, stante il tenore di questa breve meditazione, ma ci si potrebbe stare veramente molto molto a lungo. Cominciamo dalla fine. Molti sanno, forse anche voi, io tante volte l'ho detto parlando di San Giovanni, che lui ha a quelle parole che gli disse Gesù: vi do un comandamento nuovo, vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, che in questi termini sono riportate solo dal suo Vangelo. Ah, lui ci ha creduto sul serio. Al termine della sua vita, qui ci dice, no? La parola che dico a te, discepolo, è la stessa di quella che dicevo ai discepoli di un tempo. Ah, si narra che San Giovanni, ormai molto molto avanti negli anni, si dice che morì intorno ai 100 anni, o addirittura forse anche ultracentenario, a chi gli diceva: maestro, dici una parola. E lui rispondeva: amate, amate. E poi gli richiedevano: dici una parola. Amate. E dici una parola. Amate. E un giorno qualcuno, un po' più ardito, disse: scusi maestro, ma lei ci dice sempre la stessa parola, abbiamo capito, amate. E poi amate. Cosa volete fare di più? Chi ama è da Dio, conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, l'ha scritto nelle sue lettere. Quando è stato ieri, l'altro ieri, c'era questa splendida parte delle sue lettere, perché poi le lettere sono un eco del Vangelo, dove diceva proprio queste cose. Io molto poveramente, nella breve meditazione quotidiana sulla Sacra Scrittura, ho detto, dico, cioè, è tanto facile, cioè, se Dio è in noi, amare diventa una cosa spontanea, una cosa leggera, lieve, facile, sia nei confronti di Dio che nei confronti del prossimo. Come fa una persona che ama a trattare male il prossimo, a umiliarlo, a mortificarlo, a disprezzarlo, a ingiuriarlo, a prendere la parolacce? Non ci sono mai motivazioni che giustifichino queste cose. L'onorabilità, la buona fama, il rispetto del prossimo. Io personalmente mi sbaglierò, per carità, insomma, ma più tempo passa, più comprendo che non ci sono fini superiori per cui si possa calpestare questo principio. La dignità del prossimo è sacra, perché ogni essere umano è immagine di Dio. Gesù lo ama, Gesù ha versato fino all'ultima goccia di sangue per quella persona. Cioè, quella persona è importante davanti a Dio, non è un nulla. Se quella persona si dannerà, secondo il nostro modo di pensare, possiamo dire, nel film di Mel Gibson si vede, quando Gesù muore, quella lacrima che scende dal cielo e cade sulla terra e fa scoppiare un terremoto, no? La lacrima di Dio. Cosa piange Dio Padre? La morte del figlio, sicuramente, la cosa, sicuramente. Ma oltre che la morte del figlio, la morte eterna di quelle anime per cui perfino la morte del figlio non le tira fuori dall'abisso degli abissi, che è la morte eterna. E chi ama, chiunque veda, anche la persona più cattiva della terra, il pensiero che ha, certamente, non è di dirgli brava, d'accordo, o di dire continua, stai facendo bene, io ce ne scampi, ma sempre di pregare per la sua conversione. Quello che fa la Madonna. La Madonna, abbiamo visto durante le meditazioni, la Madonna è la fotocopia creata, è lo specchio terzissimo, senza macchia, di ciò che Dio è e fa. San Giovanni, perché Gesù ha dato la Madonna a San Giovanni? Perché San Giovanni era quello che meglio aveva compreso questo pensiero profondo, questo stile
connaturale del Maestro. È quello che ci rende più simili a Lui, è quello che ci rende più simili a Lei. Gesù era così. Ecco. Chi, come dire, imbraccia questa strada, ecco perché, questa è Maria Valtorta, non è Luisa Piccarreta, no, ma la via della Divina Volontà, che è via dell'amore, è la strada più sicura che esiste al mondo ed è quella più divina, perché è quella che ci rende più somiglianti a questi tratti. Allora, San Giovanni dice, guarda, per essere dei prediletti occorre fare ciò che io ho fatto per ispirazione dello Spirito Santo. Qui i prediletti non sono i primi della classe, eh. Cioè, per far innamorare l'Altissimo, perché l'Altissimo si può... come si autochiama Giovanni nel suo Vangelo? Il discepolo che Gesù amava, perché gli altri non li ama, non certo che li ama, d'accordo? Ma il discepolo che Gesù amava, peraltro, cioè quello verso cui si sentiva, cioè l'amore, noi diciamo che simile est cum similibis, quello che sente delle affinità elettive, no? Cioè noi amiamo di più le persone che in qualche modo ci rispecchiamo, che ci assomigliano, con cui che condividono il nostro modo di essere, di pensare, no? Allora, vogliamo diventare prediletti in questo senso, mi raccomando, non in sensi fuorvianti. Allora Giovanni ci dà la via, fedeltà assoluta che tutto accoglie senza esitazione e senza discussione, sta dicendo si fa quello che Dio vuole sempre, dovunque e comunque, senza discutere, senza chiedere perché, senza indagare. Poi purezza di spirito, di mente e di carne, non solo di carne, ma purezza di mente, quello a cui pensiamo, purezza di spirito o di cuore, si può chiamare in un altro modo, che è la purezza dei desideri, quello che noi desideriamo, quello a cui noi tendiamo. Le prove della vita, anche quella che stiamo vivendo, io faccio spesso riferimenti a cosa sono per noi. Saggi dell'oro dell'anima, vediamo quanto vali, vediamo come reagisci dinanzi a questa prova. Come reagisci? Le prove sono delle benedizioni, non sono per noi delle maledizioni, perché sono quelle, cito, che ci spogliano da quanto è in noi di impuro, da tutte le scorie che ancora ci portiamo dietro, d'accordo? Da tutti gli orpelli. Io ho conosciuto, ho sentito di persone che stanno vivendo anche la situazione, umanamente parlando, non gradevole che stiamo attraversando, come un bellissimo momento che si ricorderanno come un momento di santificazione. Non appaia una cosa esagerata o stravagante. Cioè, io ho conosciuto persone che stanno vivendo il guaio e la prova della pandemia in questo modo. Ci sono. La fedeltà, scrive San Giovanni, dice San Giovanni, ci porta a superare le prove senza che esse incrinino la nostra fede e il nostro amore. La nostra fede, durante la prova, non si chiedono perché al nostro Signore, ci si abbandona. Il nostro amore, non soltanto, mi stai facendo soffrire, quindi adesso non ti amo più, mamma mia quanto sei cattivo, ma quanto mai. Ti amo ancora di più, mi stringo ancora di più a te proprio in questo momento. Continua dicendo, io ho creduto nel Maestro sempre. Sempre. Ho accettato da Lui tutto sempre. Ho voluto ciò che Egli voleva da me prontamente. Quando il Signore ci fa capire qualcosa, subito l'ho fatta. Ho annullato la mia volontà e la mia ragione umana, quella che vuole sempre capire. Quando le cose di Dio non si capiscono. E come ho fatto a diventare così? Tutto ho chiesto al Maestro mio. Gli ho chiesto un nuovo cuore, un nuovo pensiero, un nuovo carattere. Dio te lo dà un nuovo carattere se glielo chiedi. Dio te lo dà un nuovo pensiero, te lo dà un nuovo cuore. Ma se glielo chiedi col cuore, quindi desiderandolo con tutto te stesso, stanco di continuare a vivere nelle tue piccole miserie continue, che ci rendono avvelenata, amara la vita. E quindi come conclude?
divenire serafini, serafini a cui l'amore non ha più segreti. Ma è la cosa più naturale del mondo, dice, è naturale conseguenza di coloro che disposano, questo è un termine italiano un po' arcaico, se all'amore incarnato. Cioè, se la tua vita, ecco perché io cerco di, cioè, ultimamente insistere molto sul rapporto personale d'amore con Gesù, se tu ami veramente Gesù, è impossibile che non divieni un serafino, cioè, è uno che ama, è impossibile, ma noi amiamo, scrive San Giovanni, perché lui ci ha amato per primo, e questo amore io lo devo far arrivare al mio cuore, devo mettermi in condizione di poterlo vivere, altrimenti io non lo avrò e non lo darò. Spirituali nozze, orizzonte dell'amore, e non commettere mai adulterio. Ecco perché concludo dicendo, che ti dico a te, discepola, ama. E dice, tutto viene dall'amore, tutto. La luce, la vita, la speranza, la fede, la costanza, la fortezza. Dice, che possiede l'amore? Possiede lo Spirito di Dio. E ci congeda con queste parole, e ce le dice a tutti noi, oggi. Oggi, nelle tenebre che imperano, porta in te accesa la luce. Noi, nelle tenebre che imperano, dobbiamo essere portatori di luce. Siamo capaci. Luce significa che siamo contenti lo stesso, luce significa che siamo pieni di fede lo stesso. Anzi, ancora di più, è che siamo pieni d'amore lo stesso e che portiamo speranza. Non disperazione, non paura dell'avvenire, non panico, non ci stanno paure né angosce per i figli di Dio. In giro ne troverete quante volete, sapeste quante mail che dicevo io di gente che sta disperata, che per un motivo, che per un altro, che sta terrorizzato da tante questioni, profezie. Non è roba per amici di Gesù e di Maria. Noi riposiamo tranquilli. Nelle loro braccia e nelle tenebre che imperano, portiamo accesa la luce del mondo, e la luce del mondo è sempre e solo il nostro Dio e Signore Gesù.